Un editore deve essere molto curioso, deve essere curioso del mondo, deve avere continuamente la voglia di guardare tutto quello che accade con occhi molto limpidi, molto, anche se vuoi, anche con un grande senso del gioco nella vita. Tutta la passione nasce dal mondo della scrittura, perché io fin da piccolissimo, diciamo, avevo una grande passione per il giornalismo. Facevamo noi ciclostilati, giornalini ciclostilati. Questa passione l'ho coltivata poi anche, diciamo, con una breve collaborazione quando avevo 18 anni con il giornale L'Ora. E facevo il corrispondente ed era sempre il mio sogno nel cassetto. Poi la vita mi ha portato a fare la facoltà di giurisprudenza, dove mi sono laureato, a iniziare anche un'attività, poi successivamente anche legata al mondo della politica, ma il mio sogno profondo era quello di lavorare sui libri e sui giornali. E quindi nel 2003 feci questa follia, perché così fu considerata da tutti, di lanciare un giornale quotidiano nella mia città dove vivevo allora, che era Marsala. E quando abbiamo iniziato il giornale, io già avevo un po' l'occhio di iniziare il lavoro editoriale, e ci vennero i primi lavori che nascevano proprio dal giornale, cioè delle rubriche che funzionavano sul giornale, che erano molto attese ogni volta che uscivano. E abbiamo detto: vabbè, mettiamo insieme questi articoli e costruiamo dei primi libri. Hanno funzionato benissimo, sono stati piccoli bestseller, diciamo, del territorio. E da lì è iniziata l'attività. Abbiamo cominciato a potenziare il settore librario, e fino a quando poi nel 2005 ci siamo trasferiti qui a Palermo. E devo dire che questa scommessa ad oggi mi ha dato tantissime soddisfazioni. Intanto, in primo luogo, perché ho fatto quello che sognavo di fare. Io ritengo che sia davvero una vocazione. Ognuno di noi è sempre chiamato a qualcosa, no? Essere chiamati a fare qualcosa significa rispondere a un tuo bisogno, a una tua formazione, a una tua sensibilità, rispondere anche a quello che ritieni più bello per te, più utile che tu possa fare. È un confronto permanente ogni giorno con il mercato del libro, con il mercato, diciamo, attorno a noi. Noi siamo una comunità culturale, ma siamo una realtà di impresa. A volte poco si riflette sul fatto che si dice una casa editrice. La parola casa è un luogo, è una costruzione, sono delle mura, ma sono delle persone che la vivono. E le case sono aperte, le case sono, io amo sempre immaginarle così, piene di luce, piene di voci. E poi nel nostro caso abbiamo scelto di collocarci nel settore dell'editoria indipendente, anche qui una scelta di campo che abbiamo fatto, e l'editoria indipendente deve essere piccola, indipendente e coraggiosa. Ecco, forse la cosa bella di questo lavoro è che mescoli due dimensioni, la dimensione del sogno e la dimensione della realtà, e nessuna delle due può mai prevalere sull'altra, devi tentare di tenerle permanentemente in equilibrio. Siamo degli equilibristi, maneggiamo le parole e maneggiamo un po' il pane, perché le parole sono un po' anche pane della vita. Ah, non lo so. Guarda, oscillo tra cose diverse. Razionalmente, diciamo, mi sarebbe piaciuto fare il magistrato, perché avevo fatto giurisprudenza, e devo dire, ho capito che avendo fatto giurisprudenza l'unica cosa che non era adatta per me era fare l'avvocato. Questo l'ho capito dopo che mi ero laureato. E poi mi sarebbe piaciuto fare il giornalista, devo dire proprio il giornalista, non l'editore. Questa è una cosa, un altro dei miei piccoli sogni, ma chissà, ancora c'è tempo, eh. Luoghi ce ne sono due, in modo particolare, che nel mio immaginario hanno un significato particolare. Uno di questi è Gibellina, e noi nel 68 abbiamo perso tutto con il terremoto, e a me, diciamo, mi inquieta e mi affascina questa dimensione, perché io ogni volta che vado in quel luogo penso quanto forte possa essere la vita, perché lì era per noi morto tutto come famiglia, no? Tutto davvero, non avevamo più nulla, cioè solo una coperta ci rimase
eppure ho ricominciato una vita. Su Palermo ci sono tanti luoghi, un luogo particolare è quello nel quale ci troviamo, questa sede. E noi ci siamo trasferiti qui 6 mesi e l'ho detto un po' come una sorta di segno del destino, perché la prima casa dove venne ad abitare a Palermo, da studente universitario, avevo 18 anni, era proprio il palazzo di fronte. Quindi io mi affaccio oggi dove vivevo, diciamo quasi nella mia infanzia. Questa zona era completamente un'altra zona, diversa, era molto più abbandonata, era veramente una zona dell'anarchia più assoluta di Palermo. Mi piace perché un po' anche la circolarità della vita, no? A volte i luoghi ritornano e te li riconsegnano in un modo completamente diverso da come tu li hai vissuti, no? Io ricordo cos'era questa Palermo qui. La guardo oggi e dico, beh, dai, qualcosa di bello tutto sommato in questi 30 anni in questa città è accaduto, può accadere.